C'è anche Alex Zanardi qui a Erba oggi ed è credo una testimonianza importante, tra l'altro un'ovazione Alex quando abbiamo visto il filmato. Tu, la Enervit, le Olimpiadi, le Paralimpiadi, che bello è! Beh, diciamo tanti temi molto forti che in qualche modo mi vedono come il comune denominatore. Mi sento un privilegiato per questo, perché avvicinare una seconda esperienza olimpica alla soglia di 50 anni è di per sé una cosa miracolosa, quasi unica, comunque estremamente rara. Il compito di un'azienda come Enervit è quello di stare al fianco degli atleti, di farlo con passione, con curiosità, e quindi il mio caso incuriosisce certamente di più gli scienziati dell'equipe, che su di me stanno cercando di fare, come posso dire, un percorso anche scientifico. Ti senti un po' una cavia, Alex? Ma passami, no, il termine, non è bello, me ne rendo conto. No, non è una cavia, perché in realtà oggi nel mondo dell'integrazione alimentare c'è un'attenzione molto particolare e delle regole ferree da rispettare, soprattutto in Europa, soprattutto in Italia. Quindi da questo punto di vista questa è una forma di garanzia. Io nella realtà ho anche grande fiducia nelle persone che ho conosciuto personalmente, che fanno parte dell'equipe Enervit, un'azienda che ha fatto della propria qualità una delle sue armi migliori anche come strategia di comunicazione, perché quando si può proclamare la verità e la qualità del lavoro che viene svolto è giusto e sacrosanto farlo. Però io penso che ogni atleta ha dei punti di forza e delle debolezze, e cercare di lenire, di minimizzare le debolezze di un uomo di 50 anni è certamente un percorso anche tecnicamente molto interessante per gli uomini di equipe Enervit. Per cui, ecco, se di cavia vogliamo parlare, sono una cavia, sì, sì, che ha il grande privilegio di poter essere aiutata da un'equipe di grande livello. Dove può arrivare allora assieme al team Enervit, Alex? Beh, Alex diciamo che comunque si presenta a questa seconda Paralimpiade come campione olimpico, quindi, beh, già questo è una cosa, quindi godrò anche dei favori del pronostico, che in realtà poi non sono chissà quale beneficio, perché ogni gara è una storia a sé, perché spesso anche da buon italiano la scaramanzia ti porta a vedere in modo, come posso dire, non particolarmente piacevole il fatto di essere indicato come il favorito. Resta la considerazione che avevo fatto poc'anzi, il fatto che comunque io alla mia età ogni giorno è un giorno in più, le cose diventano sempre più complicate, sempre più difficili, però parti anche dalla consapevolezza che certe cose le hai già fatte, puoi ripeterle, e mi auguro di riuscire, ma è relativamente importante. Quanto piuttosto importante è avere l'occasione, l'entusiasmo di provarci ancora, e quindi mi godrò tutto quello che devo fare da qui alla partenza per i Giochi di Rio. E questo confronto con i giovani, l'hai detto, ce ne sono alcuni che sono nati quando tu debuttavi in Formula 1. Ma i giovani, io i giovani cerco sempre di raccontare quando vengo invitato a parlare ai ragazzi nelle scuole, che ogni giorno può essere un'opportunità per raggiungere qualche cosa, ciò che stiamo facendo. Dopodiché essere curiosi è fondamentale, perché ti aiuta a scoprire dove vuoi andare davvero nella vita, e quando è veramente la scelta giusta tutto diventa più facile, non puoi più parlare di sacrificio per mettersi a servizio di quella che di fatto è, se è passione davvero, diventa piacere. Ecco, io ho potuto trasformare la mia passione in un mestiere, quindi so di essere un privilegiato, però in ogni cosa che facciamo ci sono sempre degli aspetti più appassionanti di altri sui quali possiamo concentrarci per in qualche modo vedere la nostra firma in calce ad un progetto quando questo trova la sua conclusione. Magari è un progetto a cui ha lavorato un gruppo che incassa un determinato successo da un punto di vista professionale. Ecco, sentirci partecipi di quella gioia è una cosa che è sacrosanta e lecita nel momento in cui sai di averlo fatto davvero. Per cui, ecco, essere l'oggetto come sportivo della passione di tutti gli uomini di Enervit è per me un grande privilegio che cercherò di sfruttare nel migliore dei modi.